Giochiamo ad acchiappa la palla. Per giocare a questo gioco insieme hai bisogno di una scatola o di un catino, un contenitore, quello che hai in casa, chiedi pure alla mamma e papà, e una palla o due palle. L'importante è che le palle siano più piccole del contenitore. Si gioca in due o di più, decidi tu. E cosa si fa? Uno tiene in mano la scatola. Invece l'altro compagno ha in mano una o due palle, ok? E dovrà distendere le braccia in avanti. Questo gioco ha come obiettivo il miglioramento della capacità di previsione, quindi dove andrà in questo caso a cadere la palla. Io con la scatola, tenendola ben salda con due mani, dovrò farla scivolare o sul pavimento in modo tale da posizionarla nel punto dove io penso che andrà a cadere la pallina. Quando sono sicura, dirò ok, lancia e vediamo se cade. Ok, è caduta nella scatola. Ora, piano piano, sempre con due mani, striscio e vado verso l'altra mano. Vediamo se cade dentro. Vai. Ok, tutte e due sono cadute nella scatola. Ok, proviamo insieme.